La figura del dottor Placido Procesi nella storia del Kyudo in Italia e in particolare nella nostra, nel gruppo nostro, è stato fondamentale. Uno dei segni che ha lasciato sono alcune righe che danno il senso dell'approccio corretto per avvicinarsi a questa disciplina. L'arco ha origini mitiche e sacrali. Donato dagli dei agli uomini come mezzo di ascenso, fu strumento magico per eccellenza di eroi e di nobili. Saettando lontano, permetteva di superare gli abissi con ponti di corda. Roteato intorno alla persona come un'arpa eolica, di purificare e santificare i luoghi. Divenuta la mente umana più opaca, l'arco e le frecce vennero usati come armi da guerra e da caccia. In ultimo, nel tempo attuale, un'attitudine mentale sfaldata intende il tiro con l'arco piuttosto come sport o mero passatempo. Queste poche parole disegnano, danno l'immagine di un approccio che non è materialista, ovviamente, e rispetto ai tempi attuali controcorrente, perché si rifà a un principio che si manifesta nel mondo e l'essere umano dovrebbe aderire a questo principio. Perché il Kyudo, cioè perché giapponese, l'arco giapponese? Perché nel mondo non troviamo altre discipline che hanno mantenuto integro e vitale il collegamento ininterrotto dell'insegnamento e quindi il lignaggio è ininterrotto. Ancora oggi in Giappone i sensei, i maestri anziani insegnano ai giovani e, caratteristica peculiare del popolo giapponese, sanno mantenere quello che gli è stato insegnato senza modificare o toccare. Questo ha fatto sì che nei millenni la disciplina del tiro all'arco giapponese si è mantenuta con piccole modificazioni, si è mantenuta così come la vediamo oggi. Parlando specificatamente dell'arco, lo yumi, è rimasto la forma che vediamo oggi, è quella che si trovano nei pittogrammi delle caverne in Giappone, quindi fondamentalmente questa è la forma che aveva già dagli inizi. È un arco nudo, non ha stratagemmi, non ha carrucole, non ha impugnature speciali, non ha un meccanismo di sgancio automatico, non ha mirini. È un arco nudo, è un composito di bambù e legno, costruito artigianalmente solo in Giappone. C'è qualcuno che si sta producendo nella costruzione di archi anche fuori dal Giappone, ovviamente lì c'è una tradizione millenaria, quindi il risultato potete immaginarlo. E quindi è uno strumento creato artigianalmente, usando il bambù tagliato in una certa stagione, quindi tutto legato alla natura, cioè a quello che offre la terra, in questo in particolare in Giappone il bambù, cosa che costituisce anche il materiale primario delle frecce, che possono essere di due tipi. Per il tiro ravvicinato che vedrete tra poco, quindi un pochino più spesso, un calibro più largo, o più per le ste che sono per il tiro da 28 metri, che è il tiro standard, che è un bambù leggermente più poco spesso, e pure queste prodotto di artigianato. Tutto questo, grazie Maurizio,
tutto questo serve a porre l'arciere tra all'interno dell'arco, perché si vede nei filmati che vedete scorrere, si vede che l'arciere apre l'arco completamente, la mano destra va oltre la testa, oltre l'orecchio, cosa che lo differenzia da parecchi archi oriente occidente, e fa sì che il tiratore si trovi in mezzo all'arco, dentro l'arco. Cosa significa questo? Significa che la mira che viene fatta al bersaglio è con tutto il corpo, lo sguardo è usato per incanalare l'energia più che altro, ma se tutto è stato fatto per bene, la mira è stata fatta dal momento in cui si entra nella zona di tiro, è esattamente come sto dicendo. Quando si posizionano per esempio i piedi poco prima del tiro per costruire la forma, anche la linea degli alloci deve puntare al bersaglio, quindi è tutto finalizzato a mandare la freccia al bersaglio. D'altronde stiamo tirando una freccia con un arco verso un bersaglio, quindi è naturale. Quello che fa differente il kyudo dal resto dell'arcieria è che in questa posizione finale di massima apertura l'arciere dovrebbe essere strumento per l'uso corretto dell'arco, non dovrebbe disturbare l'arco quando viene tirata la freccia. Qualsiasi turbamento mentale, attaccamento al bersaglio, voler fare il centro, voler trattenere un po' più aperto l'arco, più del solito, perché magari sappiamo che lo teniamo aperto poco, perché c'è anche un ritmo da mantenere, da produrre. Qualsiasi turbamento si riflette sulla forma fisica. E questo ribadisce l'impostazione che abbiamo letto poco fa del dottor Tocesi, che è più importante l'invisibile del visibile. Una delle caratteristiche di quest'arco in particolare è che una volta tirato ruota su se stesso, e per quanto ci risulta fino ad adesso è l'unico arco al mondo che ruota quando si tira. È il modo corretto per non disturbare la freccia, quindi c'è una importanza basilare della presa da mano sinistra da parte dell'arciere, che non deve né aggrapparsi né aprire la mano lasciando andare. Molte cose tecniche del kyudo hanno un risvolto interiore, quindi l'attaccamento, stringere l'arco, strappare la corda per sganciare, voler sganciare. Ad un occhio esperto, guardar tirare una persona dice molto della persona che sta tirando, perché si vedono tante cose. Quindi è uno strumento, la pratica del tiro all'arco giapponese nel modo tradizionale, quindi non come mero passatempo tiro a bersaglio, dà modo di migliorarsi, di trovare i difetti, correggerli. Tra l'altro è una disciplina viva, quindi c'è una metodica, c'è un metodo, per cui è possibile gli istruttori che hanno una certa esperienza, abbiano almeno un po' di esperienza, possono aiutare l'arciere principiante a svolgere questa funzione. Cosa lo differenzia, tra l'altro, il kyudo da altre discipline cosiddette sportive? Il fatto innanzitutto del lignaggio ininterrotto, che fa sì a essere vivente e operante un ricollegamento alla catena dei maestri, e quindi per chi mastica un po' di argomenti tradizionali, il lignaggio rifarsi al superiore ti fa partecipare di un'influenza spirituale. In questa, diciamo, filiazione c'è l'influenza spirituale del kyudo in quanto tale, e del kyudo particolare in quanto la storia
del manifestarsi del judo in Europa, in particolare a Roma, risale addirittura, il primo esempio abbiamo trovato una testimonianza fotografica, risale al 1898, dove tale Tanaka Matsutaro tira con un arco e una freccia, con il guanto, nel foro romano. Conosceva Giacomo Boni e c'è questo primo contatto del judo a Roma, molto particolare. E poi passiamo al 79, quando ci fu l'evento fatale che ci portò a avere il contatto tramite il dottor Pocesi con una ottima scuola che faceva riferimento, cioè il lignaggio a cui partecipava tramite Takeuchi Sensei, partecipava del lignaggio di Awa Kenzo, che, se qualcuno ha letto Zen e tiro con l'arco, è stato l'istruttore di il maestro di Eugen Herigel. Vi invito a leggerlo se non lo conoscete, quel libro. Questi lignaggi, e non ultimo vari lignaggi di cui partecipava Procesi, hanno fatto sì che il dottore ha creato una scuola in cui si poteva praticare questa disciplina, in cui ci si può rifare ai principi tradizionali, in cui si può praticare effettivamente e avere dei riscontri oggettivi su se stessi come miglioramento, sulla propria persona, attraverso questo metodo e i lignaggi che vi ho citato. Se vogliamo andare a scavare nella storia, non sono, in Occidente non siamo a digiuno di impostazioni del genere. Un esempio proprio classico, nel termine proprio tecnico, avviene nel canto quinto dell'Eneide di Virgilio, che racconta del passaggio di Enea, che fuggito da Troia nel suo peregrinare in ricerca dell'antica madre che troverà nel Lazio, ripasserà da quello che è la zona di Trapani, praticamente Sicilia, ripasserà dopo un anno alla morte del padre Anchise, e si fermerà dal re Aceste a celebrare Anchise dopo un anno della morte, con vari giochi. Uno di questi giochi è esattamente il tiro con l'arco. Leggo io. Partecipano quattro persone, tra cui Aceste e re stesso. Il bersaglio è una colomba legata ad un palo. Il primo arciere colpisce il legno a cui è legato l'animale. Lo scuotere del legno colpito dalla freccia fa volare la colomba. Il secondo subito dopo tira e recide la corda che legava la colomba al palo. La colomba a quel punto è libera di volare via e sta fuggendo. Il terzo tira la sua freccia e colpisce l'animale al volo. A questo punto Aceste rimane senza bersaglio, ma producendosi in un gesto regale, oserei dire, lancia la sua freccia verso il cielo, che produce un cosiddetto mostro, cioè una cometa, come si può chiamare, un lampo, la freccia si dissolve in un lampo, e viene decretato come vincitore re Aceste, perché ha espresso al meglio quello che è il cuore del tiro all'arco, se vogliamo, del lanciare una freccia attraverso l'uso di un arco. Quindi, come vedete, parliamo di Virgilio,
insomma, non ignoriamo come mediterranei, come italiani, come italici, tradizioni simili. Grazie al dottor Pocesi le abbiamo riscoperte, queste ed altre immagini aderenti, facendo sì che, come diversamente da come succedeva negli anni 70 o anche oggi purtroppo, chi si avvicina a una disciplina giapponese pensa che fare al meglio quella disciplina lo si può fare solo diventando, imitando, nel senso scimmiottando, perché l'imitazione ha un valore, scimmiottando i giapponesi e facendo finta di essere buddista o quant'altro. Non c'è bisogno, perché i principi, la cima della montagna guarda tutti i versanti. Quindi grazie a dottor Procesi e all'apporto che ha dato e all'aggancio che ha trovato fatalmente in accademia da noi possiamo praticare una disciplina che ha queste influenze spirituali. Poi c'è anche la pratica, ovviamente, perché va praticato. E questo richiede, diciamo, umiltà, innanzitutto, perché appunto, come accennavo prima, bisogna ricominciare a sapersi alzare, sapersi sedere. Si imparano le buone maniere, diciamo così, ma per buone maniere intendo non Monsignor della Casa, ma usare nel modo reale e corretto l'aggregato psicofisico. E i tre principi a cui ci si rifà nel Kyudo sono Shinzenbi, verità, bontà e bellezza, che hanno dei riscontri sia dal punto di vista fisico, ma ovviamente la cosa più importante è quella che non si vede, e quindi la verità viene da una delle immagini che vengono portate per spiegare verità, bontà, bellezza. È la verità, è la freccia che colpisce il bersaglio. Se lo colpisce o non lo colpisce, è così. Il bersaglio, tra l'altro, sta lì fisso, inamovibile, come lo spirito. Quindi è il tiratore che deve sforzarsi di usare al meglio il proprio aggregato psicofisico che potremmo raffrontare all'arco, perché l'arco è formato da una parte rigida e una parte duttile, quindi ossa e sistema nervoso. E poi ci sono le frecce generalmente il tiro prevede un tiro di due frecce, perché vengono impennate in un modo differente che permetterà loro di ruotare, una in senso destro giro e un altro in senso levo giro. Per questo vengono indicate come la freccia maschio e la freccia femmina. Quindi il tiratore tira due frecce una dopo l'altra, prima la maschio e poi la femmina. Se ha usato bene l'arco, non lo ha turbato con i propri turbamenti e quindi le frecce sono state indirizzate pulite verso il bersaglio, se l'arciere ha rispettato tutte le indicazioni, la freccia va al bersaglio. Il tiro corretto è efficace, o deve essere efficace. Questa è una disciplina pure abbastanza dura, perché non te la puoi raccontare, suonare e cantare, come si dice. Solitamente si tira in gruppo, in un dojo, praticamente poi diventa quasi una famiglia, nel quale c'è l'abitudine, comunque in quel periodo in cui si pratica, grazie anche all'indicazione che volle mettere il dottore all'ingresso del dojo, lasciate l'ego insieme agli zori, fuori da lì quello che è negativo di proprio. In quelle ore di studio quanto c'è di meglio,
tra con me stesso e con gli altri. Quando si incomincia a praticare questo, anche inizialmente solo per le 2 ore di lezione, e poi se ne scopre il lato positivo, il lato benefico, si capisce che si può portare quell'attitudine, quell'atteggiamento al di fuori del dojo, quindi anche fuori, anche quando si riprendono gli zori. Allora a quel punto è interessante, perché la vita può migliorare anche fuori. Non so come continuiamo. Non nego che abbiamo un certo imbarazzo a parlare di queste cose, perché la pratica dovrebbe parlare per noi, e le parole sono sempre, per esempio io ho usato delle parole, mi scuso per la pochezza del linguaggio, ho cercato di trasferirvi la passione, spero soprattutto di aver testimoniato correttamente quanto il dottor Curie si è fatto. Mauro, e passo la parola a Mauro. Sì, come diceva Giorgio, c'è sempre un po' di imbarazzo a parlare di queste discipline, perché diciamo la loro natura è di essere praticate, quindi è lì che trovano sussistenza. Perché? Perché parlare è usare un certo tipo di mente, che però dovrebbe essere in qualche modo superata nell'esecuzione del tiro. Ora, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi non è vero che uno poi, quando si mette a tirare, riesce a farlo in quello stato interiore che dovrebbe distaccarsi dall'emozione, dal desiderio di colpire il bersaglio, dovrebbe prescindere dalla insoddisfazione del non averlo colpito. E poi un altro, diciamo, per usare un termine buddista, perché questo un po', insomma, si ricollega in qualche modo zen, no? Il koan della pratica del tiro con l'arco è proprio quella che appena uno comincia si impiccia, c'ha questi strumenti completamente nuovi. Giorgio dice si ricomincia a imparare a camminare, quindi la mente è tutta sta lì e che analizza, guarda, decide cosa deve fare, questo, quest'altro. La tecnica è estremamente elaborata, è una tecnica molto sofisticata, quindi non si può praticare senza impegnare la mente. D'altro canto, come puoi poi raggiungere questa condizione, diciamo, di serenità nel momento in cui pratichi il tiro, fino al momento in cui avviene il rilascio della freccia, fino a quando poi lasci il dojo? Questo. Allora, siccome diciamo, qualcuno l'ha visto meglio di noi e l'ha capito e l'ha scritto anche meglio di noi, questa è un po' una chicca, perché questo testo ce l'hanno dato dei maestri giapponesi, in giapponese, l'abbiamo tradotto, rivisto, eccetera, ed è un testo del 1600-1500, dove ovviamente l'arco era tipicamente usato per la guerra. Infatti si parlava di kyujitsu, cioè la tecnica del tiro, e oggi parliamo di kyudo, e uno pensa che kyudo con la via, col judo di Kano Ryusano, con l'aikido, con lo yaido, sia una diciamo evoluzione di tempi recenti di tecniche che erano specificamente guerriere, del bushido. Però anche il bushido, anche il guerriero, era una via. Quindi la prima volta, il primo maestro che parlò di kyudo, almeno dai testi, è questo Morikawa Kozan, che è il fondatore della Yamato Ryo, una scuola che poi ha influenzato tutto il kyudo più spirituale, che è continuata in parallelo a tutto il filone più guerriero che ancora comunque viene insegnato.
Leggo questo aforisma. Il centro è nel rilascio. Il rilascio è nella pienezza. La pienezza è nel cuore. Il cuore, realizzato il distacco, è nello stato di imperturbabilità. Forse, se non si armonizzano le varie tecniche, diventa impossibile realizzare l'imperturbabile distacco del cuore. E se il cuore non giunge all'imperturbabile distacco, non si possono portare a completamento le varie tecniche. Bisogna assaporare qualcosa di profondo che non si può esprimere con le parole. Ecco, questo koan del uso la tecnica, uso il distacco, si completa quando a un certo momento verrà il momento, dopo una lunga, costante applicazione, che deve vedere sempre lo studio preciso, come ci viene insegnato, delle tecniche, ma con l'attitudine corretta, che è quella che spiegava Giorgio, che ci ha insegnato il dottore, che è tramandata, che è, diciamo così, esistente da sempre in queste discipline. Qualche immagine per far capire meglio. Quando l'arciere tira, solitamente chi guarda l'arciere tirare, una volta che ha tirato, segue la freccia per vedere se va al centro del bersaglio. Questo nel tiro sportivo ci sta. Chiudo, ma nel tiro sportivo. Quindi l'oggetto da controllare, da assaporare, da guardare è lo stesso tiratore, anche quando ha sganciato la freccia. Quando effettua il tiro alla distanza, diciamo, standard che avrà questo bersaglio qui, che è un 36 cm di diametro, sono fogli di carta su un setup, praticamente una fascia di legno leggera. A un pugno da terra a 28 metri di distanza dal tiratore. Quando la freccia colpisce si sente il rumore, è come un tamburello, quindi quando la freccia colpisce si sente, quindi chi guarda il tiratore può concentrarsi sul tiratore, se colpisce lo sente. Quando non colpisce, siccome il bersaglio è appoggiato su un basamento di sabbia, non si sente nulla. Questo per capire la fenomenologia. La cosa importante del tiro viene addirittura, come si può dire, per tirare una freccia ci sono 8 posizioni, 8 fasi. Shahu Assetsu, che è quello che ogni studente quando comincia a conoscerlo e non smetterà mai. Praticamente dalla posizione dei piedi, la costruzione del tronco e varie altre cose, i movimenti per aprire l'arco, la posizione di massima apertura, lo sgancio, ha delle caratteristiche che devono essere riscontrate da chi controlla, ad esempio, per un esame, e la fase subito successiva, Zanshin, che è una fase vera e propria, perché in quel momento si liberano le spinte che l'arciere stava svolgendo, attuando, se le stava o meno facendo e in che modo, e si manifesteranno attraverso la postura del corpo e tutto quello che può succedere a un tiratore mentre tira. Dopodiché c'è anche la fase di ritornare con l'arco al fianco. Per sottolineare l'importanza del tiro, il dottor Procesi faceva questo esempio. Quando il tiratore effettua il tiro, è come la campana viene percossa. Quel momento è lo sgancio. La campana ancora vibra.
questo è Zanshin, cioè quello che rimane, quello che perdura nell'arciere e che si manifesta subito dopo il rilascio della freccia, che non sarà solamente dovuto alle spinte, alla postura, no, perché chi è che mette il braccio sinistro in quella posizione? Siamo noi, ma non siamo, siamo una cosa, non siamo analitici, cioè la mente in quella fase di massima apertura deve controllare 56 milioni di cose. A questo punto o ti perdi nel 56 milioni di cose da controllare e quindi vieni travolto da questo lavoro che stai facendo e quindi sarà un tiro non presente, disturbato, oppure cogli quell'unico atteggiamento, quell'unico stato che ti permette di controllare tutto dal centro. C'è un altro contributo? No, perché l'avevo sottolineato prima, poi questo è il maestro Awa, senza ostruzioni, senza sforzo, tira naturalmente, senza forma, senza una traccia, pieno di cielo e terra, con l'energia universale nel tuo ombelico. Cioè quello che diceva Giorgio è, se poi mentre si fa il tiro si ritorna alle mille tecniche, ecco che non è possibile realizzare quello sgancio nella condizione naturale che ti dà la possibilità di, diciamo, questo ci dicono i maestri e ce lo testimoniano tutti, di avere un'esperienza al di là della mente duale. Quindi attraverso questa pratica continua, costante, questo lavoro, poi rimaniamo così in fiduciosa attesa, no? di una benevolenza degli dèi che ci guardino in questa cosa, in questa applicazione, in questa pratica, e ci concedano di sperimentare, di assaporare qualcosa di profondo che non si può descrivere con le parole. Grazie. Sì, detto molto meglio, sì. Lui l'ha fatto. Sì. Awa Kenzo è stato un grande maestro, non molto capito in Giappone, però comunque ha influenzato il Kyudo moderno, perché se c'è ancora la possibilità e non è semplicemente una tecnica di arco, grazie anche a maestri come Awa Kenzo e a persone sensibili come il dottor Procesi, che hanno colto l'opportunità di mantenere questa cosa così com'era. Il Kyudo è una disciplina, anche grazie agli insegnamenti che dava il dottore Claudio, mi vorrà essere di supporto, molto simile allo Dzogchen, soprattutto proprio su questa cosa qui adesso quello che dico sbaglio. Trovarsi nella mente non duale, arrivare è sbagliato, perché già ci dovremmo essere, insomma ci siamo capiti, penso, per andare dove dobbiamo andare, E direi, se non ci sono domande, passerei alla dimostrazione pratica, scusandoci già da adesso della infinita... Come non prego? No, perché ne parlavamo prima insieme. Sì. E cioè, una cosa che mi commuove a dirla, loro erano presenti, scusate, quindi potete sbugiardarmi in tutti i modi possibili e immaginabili, ma poiché lui parlava giustamente sia Giorgio che Mauro del grande Gohan, no? Allora io mi metto alla berlina ricordando a entrambi quando si incendiò la Guercia. Il piccolo, no, poiché ne è tracciata questa cosa da un discorso del dottor Procesi che ho avuto la gioia di poter riportare in un libro su ritmi e ritmi, no? Che voi conoscete. E allora
Noi avevamo preparato sul piccolo dojo, lo dico per quelli che non sanno sta storia perché l'ho raccontata talmente tante volte, sul piccolo dojo di Terracina che avevo messo insieme con le canne, insomma un po' borracciato, però erano i primi tempi e si faceva del nostro meglio. E allora c'erano tutti i lampioncini che avevamo messo perché dovevamo fare il tiro di notte. Il tiro di notte, come dicevano giustamente loro, non ci si vede una ceppa e quindi è un tiro di speranza, nel senso che invece di dire scusate se la butto un po' sullo spiritoso, ma poiché mi commuove, allora se io la racconto ridacchiandoci mi commuovo di meno. E invece di fare ndogoyo goyo e quindi indirizzare la speranza verso il bersaglio, che la speranza è un po' lo spirito alla fine, ma anche la speranza all'interno di se stessi per tenersi all'interno di quell'assetto di cui parlavano prima loro, no? Giustamente. Allora, st'assetto, io sono stato un esempio clamoroso di scombinamento di assetto, perché uno di questi lampioncini ci ha avuto la pessima idea di incendiare una quercia dove stava appeso, e la quercia era mia, era tutta mia, stava a casa mia, era mia, me se stava a bruciare la quercia. Allora c'erano loro carinissimi, che mi ricordo ancora che Placido aveva messo tutti quanti a cantare oh che va totosci eccetera, no? E io ero all'interno di questo coro meraviglioso che accompagnava il mio tiro perfetto, e tutto insieme se la quercia prende fuoco. Che fare? Poso l'arco, vado a prendere la pompa, mentre loro cercavano di smorzare le foglie che avevano preso fuoco, e vado a cercare di spegnere la quercia. Io mi sentivo proprio bene in quel tiro. Sarà stato perché loro erano carini e cantavano bene, sarà perché ero entrato in un assetto meno schifoso del solito, ma insomma, diciamo, più o meno ci stavo. Ho scombinato tutto, ho posato l'arco e sono andato di corsa a piare la pompa per spegnere l'incendio. Questa cosa, giuro, ha provocato su di me il senso del quando non risolto per 25 anni. E un giorno, durante una conferenza a Simmetria, c'eravate anche voi, Placido disse: adesso a Claudio gli voglio risolvere un koan che gli ho lasciato in sospeso per 25 anni. E io gli feci buona grazia, ecco. E allora lui mi disse: bruciava una quercia, sarebbe potuto bruciare il mondo, bruciare l'infinito, bruciare pure tu, oppure si poteva spegnere. Com'è stato il tuo assetto? La risposta è stata una schifezza, perché io mi ero totalmente scombinato. Forse avrei potuto scombinarmi e restare ugualmente in assetto? No, me ne sono fregato di tutto, ho lasciato l'arco, ho lasciato tutto, e forse ho perso il tiro più buono che avrei potuto fare in tutta la mia vita, no? Scusami Giorgio se sono intervenuto, ma era una cosa... per me talmente carina che mi ricorda Placido. No, ce ne sono tanti di questi episodi. Appunto, perché trattandosi di una disciplina autentica, se gli studenti studiano correttamente, gli episodi escono fuori, proprio perché è un terreno di battaglia, è un campo di battaglia. Tutte le manifestazioni delle arti giapponesi hanno sempre un aspetto funzionale, il migliore possibile, ma non tralasciano mai, sfido chiunque a portarmi un esempio negativo, con lo stile, la raffinatezza e la grazia e lo stile, perché Shinzenbi, verità, bontà, bellezza, quello che è buono è anche bello. Per far sì che la scena non si aggrappi con le dita sul pollice, si pone una
resina tra dove si toccano le dita, e questo fa sì che siccome è scamosciato le dita non scivolino, e quindi non si deve concentrare sul trattenere le dita. Poi passiamo alle frecce. Solitamente a Machivara si tirano, per un tiro rituale, si tirano frecce con pennaggio bianco. Come dicevo prima, maschio e femmina per la diversa impennatura. Una girerà a destra e l'altra a sinistra. La prima è maschio e la seconda è femmina, e si dovranno trovare e sposarsi al centro del bersaglio. Dopodiché l'arco, che 2 metri e passa, e dipende anche dall'arciere, da quanto apre l'arciere, c'è qualche misura di adattamento in lunghezza. È un composito e viene aperto completamente, cioè la mano destra andrà dietro la testa del tiratore. Come accennavo prima, è l'unico arco al mondo che ruota su se stesso, ovviamente se l'arciere c'è un minimo di destrezza, e produce un particolare suono dal quale i maestri esperti possono addirittura, senza guardare il tiratore, giudicare del tiro. Perché poi il nocciolo del cuore sta là, si sente se è stato strappato, insomma tutti i difetti comunque nel suono verranno fuori. Allora, vengono tirate 2 frecce al bersaglio vicino, quindi in questo caso proprio il problema del bersaglio viene eliminato dalla vicinanza, però sono considerate la dimostrazione più alta dell'autentico kyudo, a differenza del tiro a 28 metri. E questo perché proprio il tutto si concentra sul tiratore, e quindi quella che faremo adesso sarà una via breve, sarà in piedi, senza gli abiti, con il cappello, quelli shintoisti di famiglia, ma con il semplice kimono da pratica, e quindi verranno tirate con anche gli zori, che sono queste calzature, e sul bricciolino, quindi sarà una cosa dimostrativa e fatta, adattata al luogo. Questo guanto, che viene attualmente usato per la pratica del tiro con l'arco, ha un pollice rinforzato e può avere 3 o 4 dita, dipende dallo stile, anche 5 ci stanno, ma la tecnica è sempre la stessa, cioè sul pollice rinforzato è presente una tacca, uno scalino. Lo dovete immaginare indossato sulla mano destra, poi vedrete. La corda viene agganciata da questa tacca appena sotto l'incocco della freccia. Le dita vanno a posarsi sul pollice e quindi in questo modo si è agganciati alla corda, quindi il controllo della freccia è minimo, e questo fa sì anche che possa essere disturbata il meno possibile. La tecnica non è solamente qui nella posizione delle dita, ma è anche nell'uso di tutta la parte destra, perché bisogna, se nei filmati avete visto, non bisogna aggrapparsi né con la mano sinistra sull'arco né con la destra sulla corda, perché se ci aggrappiamo, quando dovremo trovare il momento di sganciare, bisognerà lasciare. È un atteggiamento differente da quello della posizione di massima apertura. Per non disturbare la freccia bisogna attuare la tecnica corretta, che permetta all'arciere di supportare l'arco nel suo lavoro, in particolare con questo punto, che tra l'altro nelle ossa della mano qui ce n'è una piccolissima, sesamoide mi sembra che si chiama, quindi è un punto piccolissimo, importante, sesamo, insomma, per quanto riguarda la mano sinistra.
E per quanto riguarda la mano destra, non deve aggrapparsi, quindi dovrà svolgere la stessa, attuare la stessa posizione che sta facendo da quando ha preso la corda. Così, diciamo, razionalmente non è facile comprendere, poi praticando si può capire il perché. E questa tacca, che è stata attuata in Giappone, deriva dall'anello mongolo. I mongoli usavano un anello nel pollice che faceva un scalino naturale e così potevano agganciare la corda e comunque gli lasciava poi la mano libera per la spada e altri strumenti, insomma. Per quanto riguarda i samurai, ovviamente non usavano, in battaglia non usavano guanti come questi, questi sono venuti più in là, perché poi dovevano avere la possibilità di usare la katana, la alabarda, eccetera. Quindi, però la tecnica era sempre quella, con un guanto leggermente rinforzato, ma non con il pollice rigido assolutamente. E tanto per cominciare a predispormi, solitamente l'arciere fa un piccolo ringraziamento al guanto perché gli permette di studiare. Grazie.